Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi daremo un'occhiata al nuovo model kit dedicato a Mega Man. Si tratta per l'appunto di un model kit dedicato a Mega Man X. Come potete leggere questa bellissima scritta, c'è scritto X. È un full action plastic model della Kotobukiya in scala 1-12, che presenta appunto il personaggio principale della nuova serie, del reboot di quello che fu appunto il Mega Man, a mio avviso, più bello di sempre. Mega Man X era infatti il ritorno di Mega Man sul Super Nintendo, sullo SNES, quindi con la potenza dei 16 bit si era passati da quel cosetto col testone tondo a questo, che è molto più figo sia nei disegni preparatori che sulla copertina appunto del gioco, molto più tecnologico, più dal design accattivante, ma comunque con un design fedele all'originale. Infatti qua possiamo vederlo un minimo nella sua veste pixellosa appunto nel videogioco. Mega Man X proponeva anche nuove tematiche, diciamo una storia un pochettino più seria, nuovi personaggi, proponeva un, per così dire, corso della storia di Mega Man che ha cambiato anche i videogiochi della saga. I primi Mega Man X sono bellissimi, un paio di quegli ultimi sono agghiaccianti, però adesso, tra un anniversario e l'altro, l'uscita delle collection per gli store digitali, io appunto l'ho presa per PlayStation 4, si può rigiocare sia il vecchio Mega Man che il Mega Man X con, diciamo, la riscoperta di questi personaggi, di questi giochi, e quindi anche i model kit si adattano. La Kotobukiya sta ristampando, o meglio ha deciso di ristampare per l'inizio del prossimo anno, i quattro vecchi model kit, ovvero Mega Man, Rockman che è Mega Man in realtà, Proto Man e Roll, con in più anche poi Zero, che faceva parte di Mega Man Zero, poi un'altra cosa, un'altra serie. Anche di quello sta per arrivare la collection digitale. E qua possiamo vedere i piedoni di Mega Man, appunta le sue gambone. Le plastiche sono quasi tutte blu e azzurro chiaro, questo qua. Le mani in realtà non sono proprio bianche, anche queste sono quasi un, come dire, sporcate d'azzurro, da un senso un po' strano. Qui ci sono un paio di giunture, le parti clear soprattutto per il cannone, molto belle, le facce che sono anche piccoline, la bocca tra l'altro è proprio bucata, probabilmente avrà una plastica rossa, spero, per fare la lingua. Essendo in scala 1-12 è un pochettino più piccolo degli scala 1-10 della, diciamo, precedente serie. Questo è per mio avviso anche dato dal fatto che Mega Man X è molto più, per così dire, alto e proporzionato
del vecchio Mega Man, quindi per non fare un gigante l'hanno ridotto di scala, quindi sarà un pochettino più grande del vecchio Mega Man, per così dire, bambino, però ha anche un'altra cosa a mio avviso molto interessante. Come avrete visto, avevo tolto anche questo parte di sprue, che sono gli effect. Effect molto particolari, cosa appunto particolare che la Kotobukiya ce li metta di base, tra l'altro già belli sagomati. Questo invece è il libretto di istruzioni, perché poi l'effect si può montare in questa cosa e anche in altre configurazioni ed ha una resa davvero incredibile. Quindi non vedo l'ora di montarlo perché mi gasa davvero un sacco. Qua c'è un po' di storia del personaggio e la manco lista dei pezzi. Si parte come al solito dal costruire la testa. Poi il torace, che rimane discretamente mobile. La componentistica è diversa, ma è molto simile a quello del vecchio Mega Man. Anche le mani in stile topolino del vecchio Mega Man. Una cosa particolare è che la Polycap è praticamente incassata all'interno della mano e poi si aggancia al perno nel braccio. È una soluzione diversa che non è male in fondo. Rende più facile staccarli e lascia appunto la giuntura comunque altrettanto mobile. Nasconde però il perno senza lasciare, per così dire, a vista la sfera. Le gambe hanno un minimo di inner frame per renderle appunto un pochettino resistenti, se no c'è davvero è cava. Può non sembrare, ma si costruisce molto velocemente. C'è poi appunto il braccio a cannone da sostituire a quello standard. Le gambe hanno una discreta mobilità, quindi, come anche con i piedi, ti fa vedere, possono essere inclinati per farlo rimanere sempre stabile. Sulla schiena c'è il perno per le action base e qua viene mostrato come costruire questa mostruosità del blaster, che tra l'altro ricorda anche un po' il Big Bang Attack di Vegeta. Poi le parti possono essere sganciate, ovvero la sfera, se non viene agganciata all'onda, non resta in piedi. Però l'onda può anche essere montata sia con un perno aggiuntivo per il braccio snodato delle action base della Kotobukiya, sia come appunto piedistallo per fare l'effetto di caricamento d'energia. Qua c'è un minimo appunto di colorazione, se si volesse appunto colorare e dare una tonalità diversa con le percentuali appunto di colore. E insomma, questo è il model kit di Mega Man X, ed è davvero una figata. Infatti non vedo l'ora di costruirlo. Sì, questa è la bocca. Questo è il pezzo della lingua in clear parts, carino. Le faccine sono piccoline, però molto performanti, belle. Non ci sono adesivi o decal di sorta. Quindi in sé il pezzo al massimo può avere un minimo di colorazione, ma ha già i colori base, anche perché lo schema colore di Mega Man è molto classico, e proprio per questo Mega Man X all'epoca mi era piaciuto tantissimo,
proprio perché manteneva il design di Mega Man, ma lo rendeva più adulto, più realistico, più figo, e quindi era fantastico. Anche il gioco in sé era proprio bello, quindi avere adesso a 20 anni di distanza un model kit che gli renda onore è una cosa davvero bellissima. L'Effect Parts è stupenda, davvero bella, e quindi anche questo entra nel mio backlog di modelli da costruire. Purtroppo non ho il tempo di poter appunto costruire tutto quello che voglio, però questo è sicuramente uno dei modelli che ha scalato la classifica delle prossime costruzioni. Si tratta di un pezzo davvero performante, proprio perché in realtà pochi pezzi hanno già la giusta colorazione, la giusta tonalità, sono facili da costruire, per così dire, questi modelli. E grazie alla plastica della Cotobukiya sono molto resistenti, quindi si riesce appunto anche a metterli in pose abbastanza articolate. E non decadono, non si piegano, non si staccano i pezzi, è tutto molto solido. Infatti già anche il vecchio Mega Man che avevo di questa serie, quando li senti in mano sembra un action figure perché è davvero bello pesante, pieno, non dà quel senso di plastica vuota come molti model kit. E questa è una cosa davvero bella. Nonostante abbiano ridotto la scala, questo Mega Man X sembra bello grosso, sarà più o meno 10-12 cm di babbaccetto, e quindi appunto non vedo l'ora di avere un po' di tempo per riuscire a costruirlo. Per adesso è tutto. Se vi interessa appunto vedere come verrà fuori questo model kit, continuate a seguire il canale, date un'occhiata ogni tanto anche al canale YouTube, a quello Twitch, e mi raccomando, seguite il blog su perodeletenebre.blogspot.com, così appunto da vedere gli unboxing e le recensioni di questi piccoli gioiellini. Per adesso quindi vi saluto e vi aspetto per un altro video.